Sono circa 900.000, secondo le stime, gli abruzzesi che nel primo giorno dell'obbligo del Green Pass per alcuni tipi di attività sono in possesso della certificazione. Il dato non tiene però conto dei certificati emessi in seguito a tampone negativo. Il Green Pass viene generato automaticamente per tutti coloro che hanno effettuato la prima dose di vaccino da almeno 15 giorni, per chi ha completato il ciclo vaccinale, per chi è risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti e per chi è guarito dal Covid nei 6 mesi precedenti. Intanto, per gli esercenti e gli operatori interessati, si è trattato del primo giorno col Green Pass obbligatorio per poter accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione, al tavolo al chiuso, e poi spettacoli, eventi, competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, congressi, parchi tematici di divertimento, sale da gioco e via dicendo. Ma il ritorno alla normalità non sembra essere scalfito e per gli esercenti non sembra un obbligo dover chiedere ai clienti il famigerato Green Pass. Noi dovremmo controllare i clienti che entrano, ma io non ho nessun diritto di dire a un cliente se è vaccinato o no, non mi sembra giusto e non lo farò, perché non posso istigare i miei clienti. Poi la maggior parte dei clienti ti mandano all'altro paese, ti rispondono, ti guardano storto, quindi io non lo farò questo. Voglio dire però, il Green Pass a mio avviso è stato anche capito male. Cosa significa? Significa questo, che io all'interno del bar posso entrare e posso consumare. Esternamente posso stare seduto, bere e mangiare, il problema è interno, chiuso, dove non c'è riciclo d'aria. Chiudiamo la sala sopra, punto. Però per il resto possiamo lavorare tranquillamente. Come gli altri giorni. Come gli altri giorni, questo è il Green Pass. La gente comunque è smarrita, cosa fa? Oppure... No, la gente non gli ha dato molto interesse a questo Green Pass, però la maggior parte delle persone sono vaccinate. Hanno tutto sul cellulare, hanno scaricato l'app, sono informati, quindi secondo me c'è stata una tranquillità sotto questo aspetto.